Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Quello di oggi sarà un video su un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ovvero quello dei capelli, dell'hair care, della cura dei capelli, insomma, per cui tutto quello che concerne i capelli, dal lavaggio allo styling. Ma prima di cominciare, come sempre, spazio alla sigla. Cominciamo subitissimo con la prima cosa per quanto concerne i capelli, ovvero lo shampoo che è questo qui, Vivi Verde Coop, perché recentemente non è tanto, io mi sono fissata con prodotti che non contengano siliconi, petrolati, tensi attivi e parabeni e tutte quelle schifezzine che di solito tendono ad esserci negli shampoo. Per cui questo qui che è assolutamente naturale, senza oli minerali, senza conservanti, senza coloranti. E devo dire che questo l'avevo già provato qualche tempo fa quando ero stata in Germania, ma mi era piaciuto così così, nel senso che ce ne va un bel po' per fare la schiuma, quindi poi io non so se è una mia fissa mentale, ma se non c'è tanta schiuma non me li sento puliti, quindi dico così così, quindi assolutamente buono, assolutamente promosso, solo non badate alle mie fisse mentali sulla schiuma, per il resto è assolutamente buonissimo, lascia i capelli assolutamente puliti, assolutamente morbidi e assolutamente luminosi. Altro shampoo che vado ad utilizzare, questo però solo una volta alla settimana, insieme alla maschera che vedrete tra poco, è questo qui dell'abbazia di Monte Cassino, perché quest'estate io sono stata in vacanza a Formia, siamo stati in visita all'abbazia di Monte Cassino che aveva questa erboristeria dalla quale ho preso un po' di cosine, tra cui questo shampoo all'olio di jojoba e alla vitamina E, e questo è molto utile soprattutto per chi ha i capelli fragili. Io infatti l'ho utilizzato in un periodo in cui ero praticamente disperata perché mi cadevano capelli così ogni volta che soffiava il vento, quindi in preda alla disperazione io ho fatto shopping compulsivo di prodotti per capelli fragili per cercare di tamponare un pochino alla situazione. Come potete vedere, spero, questo shampoo è molto molto fluido, quindi ne basta davvero pochissimo per fare tantissima schiuma, litri di schiuma, montagne di schiuma. Io infatti ce l'ho da quest'estate e ancora è abbastanza. Il profumo, vi dirò, a livello di profumazione non mi ha colpito particolarmente perché è un odore molto particolare, deve piacere da quel punto di vista, o ti piace o non ti piace, a me personalmente non piace molto, però lo shampoo in sé è davvero molto molto valido. Altro prodotto che utilizzo non quotidianamente, ma ogni qualvolta che mi lavo i capelli è questo balsamo dei Provenzali Bio all'olio di sapote. Questo l'ho scoperto sempre nel mio periodo. Aiuto, sono disperata, mi stanno cadendo i capelli come se non ci fosse un domani. Devo dire che mi è piaciuto davvero molto, infatti questa è già la seconda confezione che ricompro e tra un po' arriverò alla terza. Oltre ad aiutarmi con la caduta dei capelli, mi ha aiutato anche molto a livello di doppie punte, perché davvero io non so che cavolo sia questo olio di sapote, infatti la prima volta penso che ne sentivo parlare, ma per le doppie punte ha fatto i miracoli. Io di solito cosa faccio? Lo applico e lo tengo in posa quei 3 minuti standard e già quando vado a risciacquare sento il capello decisamente morbido, morbido, che è una sensazione che a me personalmente piace da morire. Inoltre è ottimo nel caso in cui anche voi siete soggetti a periodi di caduta sostanziosa di capelli. Maschera che sto terminando adesso è questa qui della Omia Laboratories ai semi di lino. Io quest'estate avevo provato già quella all'aloe vera e mi era piaciuta tantissimo. Anche questa devo dire non è male, soprattutto a livello di volume che lascia ai miei capelli
dopo averla utilizzata. Altro prodottino che risale al mio periodo della disperazione per la perdita dei capelli sono queste fialette qui, sempre della linea L'Olio di Sapote dei Provenzali, sono praticamente la stessa linea, shampoo e fialette. Anche queste sono fialette fortificanti per evitare o per dare una mano nel caso in cui già sia presente la caduta dei capelli. E come funziona? Voi in pratica nella confezione trovate queste 10 fialette da 10 ml con anche il tappino dosatore, che però io naturalmente ho perso. Appena usciti dalla doccia, proprio con i capelli ancora bagnati, andate a mettere sulla cute il contenuto di queste fialette, fate un breve massaggio e poi asciugate tranquillamente i capelli, fate la messa in piega, tutto molto normale, perché assolutamente non ungono, assolutamente non sporcano i capelli e hanno un profumo che a me piace davvero da morire, io lo trovo celestiale. Altro prodotto sempre della linea Omnia Laboratories che io uso prima di andare ad asciugare il capello è questo olio ai semi di lino che ho portato anche al mare, infatti la salsedine l'ha leggermente rovinato. Questo è davvero un prodotto che mi è piaciuto perché ho trovato molto versatile, si può utilizzare sia prima che dopo lo shampoo oppure addirittura aggiungerlo alla maschera. In pratica voi aprite il tappino e spruzzate con la pompetta sulle mani un paio di volte, giusto, spalmate e andate ad applicare su tutta la lunghezza del capello. Io appunto lo facevo anche prima di andare a fare il bagno nel mare, perché tanto anche se si ungevano leggermente chi se ne frega, perché tanto poi la sera mi facevo la doccia, comunque andavo a rimuovere tutto il prodotto. Mi ha aiutato davvero a proteggere i capelli dagli agenti aggressivi, diciamo, del mare, tipici quali la salsedine, quali il sole, quale il vento, quali la brezza marina. Devo dire che unge relativamente poco e non appesantisce assolutamente il capello, per cui soprattutto se usato dopo lo shampoo, senza esagerare, dona quella lucentezza ai capelli che a me piace molto. Penultimo prodotto che vi mostro è questa, che è ormai la famosissima Tangle Teaser, questa spazzolina interamente di plastica con questi dentini un po' più, alcuni un po' più alti, alcuni un po' più bassi, che permettono di pettinare i capelli bagnati senza però spezzarli, evitando la formazione di nodi, e io la trovo davvero fantastica. Io soprattutto ho sempre avuto dei grossissimi problemi con i nodi, perché è una cosa incredibile, e io esco dalla doccia, ho i nodi, io finisco di fare sport legando i capelli, ho i nodi, io mi sveglio la mattina, ho i nodi mi perseguitano da tutta la vita. E con questa sono riuscita a scioglierli senza troppo dolore, perché io proprio prima mi spazzolavo i capelli senza pietà alcuna, mettendoci tutta la foga di questo mondo per cercare di sciogliere questi maledetti nodi, anche a discapito dei miei poveri capelli che si spezzavano in continuazione. Invece da quando utilizzo questa devo dire che i miei capelli mi hanno ringraziata e hanno benedetto il cielo per non essere più bistrattati ingiustamente. Ultimo prodotto che vi avevo già mostrato qualche video fa, a cui vi mando il riferimento qui da qualche parte, sono questi fantastici bigodini di Tiger, perché mi permettono di avere uno styling riccio, boccoloso, senza assolutamente utilizzare il calore del phon, delle piastre, dei ferri. E per chi se lo fosse perso, riassumo brevemente come funzionano. Tu prendi un bigodino, tra l'altro ragazzi è una maledizione, io parlo di questi bigodini ogni volta che ho lo styling liscio. Quindi come funzionano, dicevo, in pratica tu avvolgi la tua ciocca sul bigodino, lo tiri su così molto brevemente, chiudi e lasci asciugare il capello, e qui
quindi niente ragazzi, per questo video è tutto, io spero tanto che possa esservi stato utile. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un commento, un mi piace e ad iscrivervi ai canali Fulmine Sonoro, Impatto Sonoro e a tutti gli altri canali che collaborano con questi due, tra cui anche il mio. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video.